Oggi si inaugura Talent Garden. Dopo tante città, Milano, Bergamo, Brescia, Cosenza, Padova, Genova, Pisa, Torino, Barcellona, New York, Tirana, ora tocca a Pordenone. Andiamo a vedere. Per andare al Talent Garden bisogna attraversare uno dei parchi più belli, più verdi della città. Talent Garden è un network di spazi di coworking oggi presente in 13 città in giro per l'Europa e vuole essere non semplicemente un ufficio condiviso, ma una community, un luogo dove le persone di talento che si occupano di creatività, di digitale, di tecnologia possono avere una casa, un luogo dove stare, un luogo aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in cui potersi incontrare, in cui fare networking, in cui incontrare altre persone che stanno facendo i propri progetti, ma con il quale, grazie a una vicinanza fisica, conoscersi, contaminarsi, costruire progetti insieme. Questa filosofia è un po' stata definita anche esplosiva, proprio per l'idea del tornare al fisico dopo tutto questo digitale che ci circonda e che ogni tanto sovrasta la nostra vita e le nostre relazioni, con l'idea di arrivare a Pordenone per cercare di dare una casa, un luogo, dove costruire insieme, dove abbiamo visto che ci sono veramente tante persone che stanno facendo delle cose incredibili, ma che spesso sono isolate, stanno ognuno nella propria casa, ognuno nel proprio territorio, e non si riesce spesso a conoscersi, a confrontarsi. In un momento in cui io guardo il giornale e tutto va male, perché questo è quello che nel guardarci intorno succede, è tornare a entrare la mattina in un luogo che ti stimola, dove ci sono altre persone che ci stanno provando a cambiare tutto ciò che c'è intorno, vuole essere uno stimolo, e crediamo che Pordenone possa essere per questo un centro non solo per la città ma per tutta la regione. E la cosa che forse stasera e da stasera bisogna cominciare di più a fare è cercare di dare una mano, perché dare una mano a un luogo come questo non è dare una mano a 6 persone, ma dare una mano a tutto un intero territorio. E quindi ne parlavamo prima delle B Corporate, del creare, del costruire. Questo non vuole essere un business, anche perché probabilmente non lo è neanche così interessante, vuole essere una nuova piattaforma per la città in cui costruire, in cui persone che si occupano di queste cose possono avere una spinta, una forza ogni giorno, perché lo possono fare insieme ad altre persone che stanno facendo cose incredibili. Quindi ragazzi, in bocca al lupo, e direi di presentarvi in un secondo a testa, giusto per raccontare il perché forse avete fatto questa totalmente pazza idea. Infatti, dopo l'incontro a Volterra, tante persone, tanti founder ci hanno detto: siete pazzi, eccoci. Beh, Marinella dalla Colletta, io insomma abito a Pordenone da 37 anni, quindi conosco il territorio molto bene. Tutto quello che ha detto Davide si riporta al Friuli Venezia Giulia, perché voglio ricordare questa cosa: tag Pordenone e tag Friuli Venezia Giulia, non solo tag per la città. Quindi cerchiamo di dare opportunità a tutto il territorio e soprattutto a quell'area di giovani che molte volte non scappa all'estero, ma scappa semplicemente a Milano. Quindi rimanete qui, perché ci sono un sacco di cose da fare. Ciao a tutti, Emanuele Ciccone, io sono di Trieste, ma sì. Dopo aver conosciuto il team ho pensato che dovevo esserci anch'io in questa avventura, perché Friuli Venezia Giulia si merita di avere un posto come questo. Io sono Paolo Gallis, laureato in economia, e io perché ho scelto di fare Talent Garden? Beh, ovviamente per tutte le cose che hanno detto loro, però io, facendo la parte economica, finanziaria, cerco sempre di ricordarmi che comunque siamo un'azienda e che bisogna fare soldi e bisogna vedere quello anche. Da parte mia ho pensato di creare insieme a loro Talent Garden perché tempo fa ho avuto un'esperienza all'estero dove queste cose sono la normalità, ed è una cosa che mi ha colpito molto, soprattutto perché potevo conoscere tantissime altre persone che come me sviluppavano software, sviluppavano siti web, facevano design eccetera eccetera, ed imparare da loro un sacco di cose. Ormai sono 2 anni che lavoriamo a questo progetto e abbiamo veramente a cuore quello che
il regionale per i giovani e siamo quindi veramente felici di essere arrivati al traguardo. Tutte le idee devono poi trovare anche finanza e per noi è importante essere qui fin dall'inizio per due motivi fondamentali. Uno perché ci sono segni di ripresa e questo è un bellissimo segno concreto di ripresa ed è evidente che si parte in piccolo, noi abbiamo la speranza convinta che contaminerete e quindi questo è un bel segno. Il secondo motivo è perché le start-up, le nuove idee devono essere lette fin dall'inizio, devono avere fiducia fin dall'inizio. Quindi noi vogliamo essere una banca che riesce a darvi credito, dar credito a ciò che si produrrà dentro qua, perché condividerà fin dall'inizio, avremo uno scambio, sperabilmente, in modo tale da essere in condizione di finanziare, di evitare le situazioni che si sentono sempre dire, che poi tante belle idee ma non si trovano mai finanziamenti. Quindi il nostro essere vicini vorrà anche essere un modo per imparare come banca a leggere al meglio le potenzialità, non in modo tradizionale. Sperimenteremo anche questo e quindi siamo contenti e vi ringraziamo per il coraggio e vogliamo sostenervi. È importantissimo perché poi tra l'altro sintetizza quelle che sono diverse forze creative del territorio, è un fatto di sistema, che anche questo non guasta, parola strabusata, spesse volte a torto a ragione, ma voglio dire, in questo caso, già vedendo i componenti, i promotori diciamo, dell'iniziativa, si vede una regione che si muove in maniera sistemica, sistema significa in comunità. Quindi io credo che questo sia il messaggio più importante che passa in questo momento qua. Per quanto mi riguarda, non voglio tirarla lunga perché già, sennò andiamo alle grandi, ci sarebbero molti motivi, avremo modo anche di confrontarci nei prossimi giorni, magari quando avrete e sarete un po' assestati, mi farebbe piacere avere un incontro più approfondito per riuscirci alcune tematiche e verificare se ci sono anche degli elementi di potenziale collaborazione con l'amministrazione comunale. E io vi faccio a nome di tutta l'amministrazione comunale i migliori auguri veramente di cuore, spero che questa iniziativa abbia successo perché Pordenone ha bisogno di queste cose, ha bisogno del vostro talento, della vostra creatività, così come tutta la nostra regione. Ringrazio anche in particolar modo e tutti quelli che vi hanno dato una mano, privati, perché c'è bisogno proprio di questo segnale sul territorio, c'è bisogno proprio di ricomporre, scusate se lo ripeto un'altra volta, il concetto di comunità, si è un po' perso tra i vari individualismi, particolarismi, tra dire e poi non tradurre in pratica le cose, qui vedo che le cose si stanno francamente attuando. Hi everyone! Actually, it's my pleasure to be here and speak in English because in 1 year I didn't manage to speak proper Italian. But what can I say? It's amazing to see how the Stalin Garden Network is growing in the country, in Italy, and it's amazing to see that there are so many people that are taking this initiative, so many people that want to change something in this country, and so many people that believe in innovation. So I would like to congratulate each of you because you are here tonight. L'obiettivo era connettere questa regione, ma soprattutto Pordenone, a livello con il resto dell'Europa, creando un centro che potesse aggregare i talenti da tutta la regione qui, nel centro di Pordenone, in questo spazio fantastico, e li potesse connettere con Barcellona, con Milano, con il resto del mondo per permettergli di mettergli le ali e di farli crescere. Credo in questa città, ci vivo da 38 anni, conosco e ho visto delle persone che sanno e hanno voglia di fare. Molte di queste se ne sono andate a Milano perché non c'erano opportunità nella città e nel territorio. Talent Garden parte da Pordenone per diventare Talent Garden Friuli Venezia Giulia, quindi il territorio deve essere visto come una metropoli, non semplicemente Pordenone, ma Friuli Venezia Giulia come città unica. Avere un Talent Garden qua, fatto dai ragazzi che hanno investito il loro tempo, con qualche piccolo nostro aiuto, credo che dia una marcia diversa non solo a questa area che veniva data per spacciata, ma a un vero modo di sentire come poter andare avanti. Bravi ragazzi, daremo tutto l'appoggio possibile.